dato i 30 ed è una... No, nel senso che allora un ragazzo fino a 18, 20, 22, insomma come te. Beh. Allora, Giuseppe Di Falco, vedete, diciamo come era arrivato, come era arrivato questo esercizio che fa vedere un po' un posto anche nella storia. Allora, lui praticamente ha fatto tantissimi anni di musica popolare, quindi insomma fino a un certo punto non ne poteva proprio più. E quindi a un certo punto si bisogna cambiare come mistero. Va bene, allora ha fatto tanti anni di musica popolare, poi insomma una volta mi telefono e mi dice guarda Renzo, io mi piacerebbe fare la musica jazz. E vediamo un attimino come poter fare una volta, che poi è stato lo scorso anno, un mese fa. E va bene, per farvela breve ha iniziato a fare un corso di fisarmonica jazz e quest'anno si trova nel livello intermedio. Abbiamo pensato che forse fare una competizione internazionale gli avrebbe dato uno stimolo molto forte, proprio per aiutarlo appunto a consolidare la sua nuova direzione. E questa delle competizioni sempre per studenti di musica jazz sono una novità, quindi quest'anno sono una novità anche per noi. E lui praticamente porterà una formazione in ottetto, cioè batteria, contrabbasso, chitarra e quattro fiati, quindi due sassofoni, una tromba e un trombone. Ovviamente qui non era possibile portarli, però vi farà ascoltare il suo programma con delle basi di sottofondo, che sono le basi proprio esattamente del programma che svolgerà. Quindi sono arrangiamenti speciali fatti per questa occasione. Quindi nessuno di questi arrangiamenti è stato mai suonato, e gli unici due che sono stati suonati in realtà sono stati trascritti, quindi per lui. Quindi insomma una novità abbastanza importante. Allora leggiamo comunque il curriculum di questo ragazzo. Ragazzo di una volta. Questo non è male, ragazzo di una volta. C'era una volta. Ha frequentato il conservatorio d'Annunzio di Pescara perché lui studiava clarinetto, poi suona, ma non è aperto, ma è bello. Sì, infatti la fisarmonica moderna e jazz, ha cominciato a studiare la fisarmonica appunto con me dopo aver fatto tanti anni di musica popolare. Comunque ha già partecipato a diversi concorsi e ha già vinto diversi concorsi, tra cui il primo premio nella categoria varietà del concorso Città di Lanciano, poi il primo premio del concorso internazionale accolto in festival, la categoria jazz, e anche il primo premio quest'anno ha vinto sempre nella categoria jazz delle Old Italia World. Ha frequentato diversi seminari e masterclass di perfezionamento Giulia Jazz e quest'anno ha iniziato anche una piccola scuola di musica che si spera possa diventare grande e prestigiosa. Allora, ci fa sentire un programma Giuseppe? Bene. Già lui non lo sentire. Allora, ci farà tre brani in solo fisarmonica, Trip, una sua composizione, Misty, un suo arrangiamento di uno standard famosissimo, una melodia bellissima americana, e Trip for Two, un brano che abbiamo scritto proprio ultimamente insieme, una cosa rapidissima che vi farà sentire. Poi farà il programma, appunto, quello che porterà a queste competizioni. E si chiama Three Brothers, che è un arrangiamento, un brano di Art Van Damme, Frederick Sleep e io. Anthropology, un brano di Charlie Parker. Poi La mia fisarmonica, una melodia struggente del maestro Peppino Principe. Chi è che ricorda il maestro Peppino Principe? Sono un grandissimo fisarmonicista del passato. E Pippo non lo sa, è il grandissimo Gordy Kramer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
essere contento? Thank you.
salutarci e farci complimenti, vi invito il 28 con il balletto. Vuoi venire? Sì. La maglia nera, scherzo. Con la musica, sì, sei in tournée, immagino. Con la musica di Rincus, quindi il 28. Ma allora, una cosa in comune che abbiamo musicisti, tutti, no, che tutti quanti mi assillano, che siamo tutti bianchi. Cioè, non andiamo al mare, siamo tutti con la pronuncia dei cadaveri. Noi non serviamo, ma anche perché andare al mare e poi studiare vuol dire darci una zappata di testa, è impossibile, vero? Quando eravamo ragazzini, sì. Io andavo a vedere il sole e andavo a vedere quelli che tu andavi a vedere noi con un costume, non più. Allora, ringrazio Renzo Ruggeri e io ti chiedo ufficialmente, qui, dalla prossima edizione di Musicarte, cioè nel 2018, di fare proprio uno spazio dedicato alla fisarmonica, lo gestisci tu, perché è giusto che così, perché questo strumento bellissimo deve essere conosciuto sempre di più, anche chi magari è vicino ad altri generi musicali, perché come hai detto tu è uno strumento importante, nobile. Poi la cosa bella dei fisarmonicisti, c'è stato un periodo che sono con Cesare Chiacchiaretta, no? Abbiamo fatto con un disco eccetera, ma ti parlo degli anni 90, quindi un altro ieri, che loro sono, a parte le rivalità, ma è normale perché le rivalità sono costruttive, no? Organizzano questi concorsi mondiali, raduni, sono andata ogni tanto a vedere anche la vendita degli strumenti, tutti perlati, colorati, eccetera. Una volta, adesso un po' di meno. Adesso una nuova tendenza è questa. Sì, tutto di moda. Questa, sì, il legno, quelle nere, bellissime, sì. E quindi c'è questa forza, no, comunque c'è un debito, perché loro non accettano pure. Sì, quelle cose un po' colorate degli anni 90, sì, questo è anche vero. Però c'è una forza nel mondo della fisarmonica che non c'è negli altri strumenti, cioè tutto quello che organizzate voi, a parte la rivalità, io vinci tu, eccetera, eccetera, ma non c'è negli altri strumenti, quindi è un mondo importante che deve essere straconosciuto anche nel pubblico di chi ascolta la chitarra, che ascolta il canto e che vede i balletti, quindi il grande maestro Renzo Ruggeri. Io invito i ragazzi anche per fare un paio di foto, Andrea Di Giacomo, Arnaggione Pallida, anche lui al mare in sera, quindi non so, ogni volta che mi vengono, signor, però non so, un po' di tintarello, ma penso. Giuseppe Di Falco, sei giovane anche tu, ho detto di no, ma sei giovane, un po' meno di loro. Manuel Marcheggiano e Marco Leonetti, cioè è andato via. Vieni, farmacista, vieni qua. Penso di qualsiasi persona abbia bisogno di te. No, scherzo, sei un bravissimo. Puoi suonare in piedi. Diciamo che per hobby fai anche il farmacista. Diciamo che. Però le medicine salvano il fisico, sì. La musica salva l'anima. Sicuramente. Renzo, vieni anche tu. Sì, volevo fare una foto. Sì, però avvicinati. Se vogliamo una scolaresca. Sì, togliete sta sedia. Ehi, togliete la sedia. Mettete un po' sotto la luce. Un po' sotto la luce, ci dice sotto la luce, tanto messo in fondo tinta le luci si vedono. No, rughe non ci sono. L'anima non ha rughe. Vieni Renzo. Tanto c'è. Io ringrazio Giancarlo Ranieri che ha ripreso tutto il concerto. Renzo, chiedo scusa, ringraziamo Giancarlo perché poi da domani Musicarte 2017, 22 agosto, c'è tutto il concerto in integrale su YouTube. Quindi con migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Quindi grazie ancora. Loro hanno preparato Libertango per salutarvi e per ringraziarvi tutto questo tempo che ci avete dedicato, e hanno fatto un arrangiamento tutto personale, quindi spero gradirete e magari ci vediamo il prossimo anno.